E ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In primo piano ancora le proteste degli agricoltori. Le proteste sono arrivate anche in Puglia. Questa mattina a Foggia hanno urlato tutti gli agricoltori: siamo in grande difficoltà, andremo avanti con la protesta. Poi le proteste si sono prolungate sino alla Camera di Commercio di Foggia. Disposti a tutto, non fermeranno la protesta e resteranno i siti impermanenti. Gli agricoltori della provincia di Foggia, dopo aver invaso il capoluogo dauno con i loro trattori, hanno manifestato dinanzi alla Camera di Commercio. Oggi è giorno di pubblicazione del prezzo del grano. Le uniche agevolazioni che avevamo, piano piano, li stanno togliendo tutti. Abbiamo già un livello tassativo che supera ogni limite, nessuna nazione ce l'ha il 60%. Ho una piccola azienda agricola insieme con altri concittadini in Romania. Noi paghiamo il 16% sul netto, oppure se non si supera il 60.000 euro, il 3% sul lordo. Qui il grano continua a scendere, che farete? L'anno scorso il grano tenero all'estero era al 34 euro, quest'anno l'hanno portato a 15, fatture viste. E ho dovuto litigare con il commerciante per poter avere quei 15 euro, perché mi ha fatto vedere la fattura che lui ha comprato 20.000 quintali da Odessa, partenza Odessa, a 80 euro tonnellata. Le altre accuse: l'aumento dei costi di produzione, la PAC che non tutela la produzione italiana, le tasse, la concorrenza sleale dall'estero. Noi abbiamo un problema a livello nazionale dell'ultimo governo che ci ha imposto l'IRPEF, ci ha reintrodotto l'IRPEF e poi ci ha tolto il credito di imposta sul gasolio agricolo che ce l'ha col vecchio governo nel 2022 ci è stato dato. L'Europa ci sta imponendo di ridurre le produzioni di grano duro del 50%. Se ci fanno ridurre le produzioni, alla fine dobbiamo importare grano dall'estero. Il grano dall'estero principalmente viene dal Canada. Il Canada è il primo esportatore mondiale di grano, di cui dal Canada abbiamo il problema del glifosato, che è altamente tumorale. Ed in serata il sit-in al casello di Candela potrebbe muoversi verso l'autostrada. Continuano le proteste, probabilmente non ascoltano le risposte che arrivano dalla Commissione europea, che infatti ha annunciato una nuova proroga proprio alla deroga alla regola della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, che prevede che per accedere agli aiuti continui gli agricoltori debbano lasciare delle quote di terreni a riposo. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, quella legata al Maggese, una delle misure per rendere sostenibile il settore agroalimentare contro quelle che però sono le proteste degli agricoltori che stanno schierando appunto i loro trattori, come mi abbiamo mostrato nel Foggiano, sulle strade. E adesso invece ci colleghiamo con Giuseppe Cutro, il nostro collega che si trova a Brienza, dove è stata inaugurata questa mattina un'infrastruttura molto importante e strategica per la mobilità lucana. A te Giuseppe, buona giornata. Buongiorno Maria Cristina, grazie della linea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di TRM Network. Dicevi bene, è stata inaugurata oggi il sesto lotto della variante di Brienza, costituisce un anello strategico di quella che è la viabilità regionale, considerate che andrà ad unire il tratto del raccordo autostradale Potenza Siciliano con l'A2, l'autostrada del Mediterraneo. Prima di questo importante lavoro infrastrutturale bisognava passare all'interno del borgo di Brienza, con un evidente problema non solo per i residenti ma anche con netti rallentamenti del traffico. I lavori sono iniziati nel 2018, sono costati circa 225 milioni, 95 dei quali stanziati dalla Regione Basilicata, gli altri da ANAS. L'opera è lunga 4,5 km, due assi principali a doppia corsia, due ponti importanti, cinque viadotti, e due gallerie, la galleria San Giuliano di 990 metri e la galleria Casola di 750 metri. Lavori importanti che sono durati diversi anni, con qualche problema ovviamente dovuto al periodo del Covid. Abbiamo parlato con l'ingegner Carlo Pullano, il responsabile ANAS per la Basilicata, che ha visto già in orizzonte al futuro quali sono gli altri interventi che ANAS farà per la regione. Ha parlato della tratta Matera-Ferrandina, ma anche del valico di Tolve per collegare il capoluogo di regione lucano all'aeroporto di Bari Palese. L'intervento all'inaugurazione era presente anche il governatore della
Basilicata Vito Bardi, che sentiremo a breve in un'intervista che ci ha rilasciato. Bardi ha detto di essere felice perché la nostra regione ha fame di infrastrutture, ma sentiamo le sue dichiarazioni e poi ti restituisco la linea. Presidente, l'inaugurazione di un'arteria determinante per la regione Basilicata, un momento atteso dai tanti lucani. Certo, come ha detto lei, è un'opera importante non solo per questa parte del territorio, ma per tutta la regione Basilicata. Si aspettava da tantissimo tempo, sono passati oltre 40 anni e mi considero oggi veramente un uomo fortunato per essere stato presente all'inaugurazione di un'arteria. Ma il mio ringraziamento in questa giornata a tutti coloro che hanno contribuito a che questo si potesse realizzare. Mi riferisco soprattutto alle maestranze, a coloro che hanno lavorato alacremente, soprattutto in quest'ultimo periodo, per riuscire alla realizzazione dell'opera. Credo che sia estremamente significativo. La nostra regione ha fame di infrastrutture, sia ferroviarie, sia autostradali, sia stradali, e quindi ritengo che questo possa essere uno dei tanti tasselli da mettere e da portare avanti per la realizzazione, l'inizio della realizzazione pure di altre opere. Il comparto infrastrutturale credo che sia determinante per tutti i territori, anche perché è un volano che muove l'economia, e noi dobbiamo investire, lo stiamo facendo, perché dobbiamo con le nostre infrastrutture rendere attrattivo il territorio della nostra regione. Ex Ilva, Federmanager, dice la situazione è grave. Intanto il 2 febbraio arriveranno in fabbrica gli ispettori dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria. Il contesto in cui interviene il decreto in esame al Senato è di particolare gravità, con la situazione impiantistica al limite del collasso e con il rischio concreto del blocco della produzione del sito di Taranto. Così i rappresentanti di Federmanager in audizione presso la Commissione Industria del Senato sul decreto ex Ilva, spiegando di condividere la finalità di interrompere l'attuale gestione aziendale che ha determinato gravi danni per l'economia e sulla quale si ritiene andrebbe fatta chiarezza per determinarne le responsabilità. Per Federmanager il ricorso allo strumento dell'amministrazione straordinaria deve essere immaginato come confinato a un tempo ragionevole e limitato, all'obiettivo di garantire la continuità produttiva di Taranto. Nelle scorse ore, intanto, dopo la manifestazione di due giorni fa a Taranto, è stata fissata per il 2 febbraio l'inizio dell'ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria. A sollecitare l'azione il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo un intervento di Invitalia e dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria al fine di garantire la continuità produttiva. Assunzione per Amiu Puglia Foggia serviranno per ottimizzare il servizio porta a porta in città. Continua la sala del potenziamento dei servizi di Amiu Puglia per Foggia. Sono 17 gli operatori J e 3 gli autisti di terzo livello nuovi assunti a tempo determinato. Siamo particolarmente contenti ed emozionati perché avere nella nostra grande famiglia di Amiu altri 20 operatori ci consente intanto di rafforzare i rapporti personali nell'azienda, ma anche e soprattutto di poter dare alla città di Foggia quel maggiore servizio, anche quella maggior presenza di operatori. I nuovi assunti saranno impegnati nella raccolta porta a porta per le utenze non domestiche. Anche nelle ultime settimane con gli assessori, quindi con l'amministrazione, per come dire, concordare le attività e anche il piano di comunicazione. Una nuova sfida che intraprenderà la nostra città, che pensiamo e ci auguriamo che potrà di molto migliorare il servizio e la percezione di polizia delle strade della nostra città. Sicuramente noi faremo di tutto affinché il servizio venga offerto, dall'altra parte ci aspettiamo che la sensibilità dei cittadini possa coadiuvare e supportare questa nuova amministrazione, il nuovo passo che intendiamo percorrere. Fondamentale per completare il percorso del miglioramento dell'igiene urbana di Foggia sarà l'apporto dei cittadini. Le criticità andranno affrontate di volta in volta, sono ancora presenti e sicuramente andranno risolte in un lasso temporale, insomma, più accettabile.
Rimaniamo a Foggia, ma con la cronaca rapina questa mattina ai danni di un ufficio di Poste Italiane alla periferia proprio di Foggia. Da Gira, quanto si è appreso, una banda composta da 3 persone, una delle quali armata di pistola, che si sono fatte consegnare l'incasso in corso di quantificazione e poi si sono dileguate facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, come vi stiamo mostrando da queste immagini, che hanno subito preso visione delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire proprio ai responsabili. Un incendio invece divampato nella notte ai danni di un opificio industriale a Ferrandina. Nella notte un incendio di origine accidentale durante il processo di lavorazione ha interessato uno degli stabilimenti della zona industriale di Ferrandina, situato a breve distanza dal centro Valbasentano. L'impresa, specializzata nella produzione di laminati in vetro resina e isolamento industriale civile, ha riportato gravi danni in una sezione dell'impianto dedicata alla lavorazione di materie plastiche, inclusi polistilene e poliuretano. L'incidente, verificatosi durante il turno notturno, ha coinvolto anche una considerevole porzione dei pannelli solari installati sul tetto. La produzione, si apprende, potrà presto ripartire e fortunatamente non si sono registrati danni a persone. Le squadre dei vigili del fuoco di Ferrandina e Tinchi, con il supporto di autobotte e autoscala, sono intervenute prontamente. Sul luogo dell'evento erano presenti anche il funzionario reperibile dei vigili del fuoco e i carabinieri di Pisticci. La collaborazione fondamentale del personale dell'azienda ha contribuito in modo significativo al successo dell'intervento, mostrandosi disponibile per il posizionamento dei mezzi esterni e per gli spostamenti all'interno degli ambienti compromessi dal fumo. Sul posto stamani anche il sindaco Carmine Risanti e funzionari dell'ARPAB. Dai primi rilievi sulla qualità dell'aria sembrerebbero emergere valori tranquillizzanti. A Bari sono stati presentati nella sede della Regione Puglia l'ente bilaterale del turismo per il sostegno ai lavoratori proprio del settore. Un fondo da 2 milioni, 500 mila euro per sostenere il settore turistico solo nel 2024 e quanto messo a disposizione dall'ente bilaterale del turismo Puglia per supportare il reddito dei lavoratori del settore. Tante le azioni previste, illustrate durante la conferenza stampa dell'EBT Puglia nella sede della presidenza della regione a Bari, dai premi natalità, sanità, maternità e paternità a quelli relativi ad asili nido e istruzione, fino alle premialità previste per il congedo del dipendente in caso di malattia di un figlio. Per Francesco Caizzi, presidente dell'ente che riunisce le principali associazioni sindacali e datoriali di categoria, bisogna però intervenire a monte del problema. Quello che mi preme sottolineare in questo momento è la necessità di avere dei lavoratori regolarmente assunti, perché sulla base di quello che noi abbiamo fatto negli anni con le associazioni sindacali, oggi abbiamo una platea che ci ha permesso di mettere da parte dei soldi che oggi noi ridiamo al sistema e soprattutto ridiamo a quelle fasce più deboli. Noi dobbiamo combattere tutto il fenomeno dell'abusivismo. Mi sembra abbastanza strano poter rivendicare delle posizioni di chi fondamentalmente fa del nero il suo modo di vivere e non garantisce minimamente il sostegno. L'iniziativa dell'ente bilaterale Turismo Puglia, realizzata con il patrocinio dell'assessorato al welfare della regione, mira anche a coinvolgere da vicino il governo pugliese per una strategia più ampia di sostegno al settore. Al netto del reddito di dignità, che ovviamente aiuta la platea che è in difficoltà, noi avremo a breve anche dei bandi mirati per le imprese sociali e per le cooperative sociali che magari anche nell'ambito del turismo lavorano e quindi vivono, e quindi chiaramente cercheremo di supportarli ma anche di avviare loro delle attività e delle nuove appunto aziende che possano svilupparsi e quindi crescere poi nel territorio. E c'è anche l'aeroporto di Bari Palese nella top 10 nazionale degli aeroporti per numero di passeggeri nel 2023. Un anno da record quindi in Italia, che ha fatto registrare complessivamente oltre 197 milioni di viaggiatori, numero mai registrato prima. A darne notizia ASSA Aeroporti, che ha diffuso i dati dello scorso anno. Il capoluogo pugliese si attesta, come abbiamo detto, decimo con 6,5 milioni di passeggeri, preceduto dalle città del sud, Napoli, Catania, Palermo. Il gradino più alto invece del podio spetta a Roma, Fiumicino. Continuiamo a parlarvi di turismo, adesso vi portiamo in una località nel Pollino dove si può parlare e godere di cibo e benessere.
Bellezza e storia sono racchiuse sia nei sapori che nei colori, nelle ricette che tengono vive una memoria, che hanno la capacità di resistere al tempo proprio perché legate alla terra come radici profonde. Rotonda, nel cuore del Pollino in Basilicata, riesce sempre ad emozionare tutti i giorni dell'anno, in particolare in questa stagione dove le attività outdoor a contatto con la neve permettono ai turisti di vivere esperienze uniche. Da Borgo Ospitale fino al rifugio Fasanelli, il piccolo paese riesce a raccontare in maniera straordinaria quanto sia ricca e suggestiva la provincia meridionale italiana e dimostrare soprattutto la sua accoglienza. Quindi Pollino è un parco nazionale dove in tutte le stagioni abbiamo la possibilità di fare esperienza, attività che è quella caratterizzante dei pini loricati d'estate nei trekking, oppure quella dei fiumi, dell'acqua attraverso il rafting, l'acqua trekking, e d'inverno le ciaspole, sci escursionismo, sci di fondo. L'esperienza del borgo sarà portata alla BIT di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio prossimo. Quest'anno parteciperemo, come già abbiamo fatto l'anno scorso, alla BIT di Milano, e lì andremo a proporre il nostro progetto chiamato Pollino Experience, che permette di offrire ai nostri ospiti quattro tipi di attività, a partire dall'ospitalità, che è dato dal nostro albergo diffuso, che si trova nel centro storico di Rotonda. La maggior parte degli ospiti che arrivano qua in struttura arrivano per scoprire le bellezze del parco, ma poi rimangono sorpresi dal fatto di ritrovarsi in un piccolo borgo, di rivivere il borgo in sé, quindi come dei veri e propri residenti, e riscoprono anche la bellezza di essere coccolati. Tempo di bilancio, quello che vi stiamo per raccontare è quello legato ai carabinieri forestali. Partiamo dai dati forniti dalla Puglia. Sono stati 77.000 controlli su tutto il territorio regionale, per una media di circa 210 controlli al giorno, 740 crimini ambientali perseguiti e 4 milioni di euro l'ammontare delle sanzioni amministrative. Questo in estrema sintesi il bilancio del 2023 dei carabinieri forestali della Puglia. In aumento gli incendi boschivi rispetto al 2022, sono infatti passati da 286 a 389 e la zona del Gargano risulta essere la più colpita. C'è un problema incendi boschivi notevole, però ci sono anche delle soluzioni a portata di mano. Abbiamo visto che quasi il 50% della superficie boscata è concentrata in 10 incendi. Se noi avessimo levato quei 10 incendi o fossimo intervenuti, direi tra virgolette, meglio su quei 10 incendi, probabilmente la situazione sarebbe molto migliore. Criticità sono numerose, direi che c'è la criticità, una delle maggiori è forse quella sui rifiuti, sugli abbandoni, sui depositi incontrollati, che sono numerosissimi, però questo attiene soprattutto alla sensibilità delle persone. Fondamentale anche l'attività di controllo sulla diffusione della xylella fastidiosa portata avanti dai militari. Sono stati più di 10.000 controlli effettuati per verificare che la normativa di contrasto alla xylella sia rispettata. Quarto pilastro dell'attività condotta dal corpo militare, l'educazione ambientale. Educazione ambientale rivolta soprattutto ai ragazzi delle scuole elementari. Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria, sono stati così interessati quasi 20.000 studenti della nostra regione. Clou è stato nella giornata del 21 novembre, giornata nazionale dell'albero, in cui soprattutto a Bari c'è stata una bellissima manifestazione in cui sono state piantate nel giardino di San Pio 20 specie autoctone, che hanno fatto la contentezza dei bimbi che erano presenti, perché gli è stata data la responsabilità di quelle piante. E adesso invece con il bilancio della Basilicata. 58.000 controlli in tema ambientale, con una media di 160 interventi al giorno, con oltre 13.000 persone controllate, sono alcuni dei numeri che raccontano l'attività svolta dai carabinieri forestali di Basilicata nell'arco del 2023. Per il contrasto dei crimini ambientali sono stati perseguiti 778 reati, con un deferimento all'autorità giudiziaria di 489 persone e 92 sequestri complessivi, rilevati inoltre quasi 2.000 illeciti amministrativi per un importo di 930.000 euro
contestati. 2023 è stato un anno intenso perché alle attività tradizionali delle campagne mirate verso delle patologie che sono state individuate. Abbiamo sicuramente in campo rifiuti, quindi lo smaltimento dei rifiuti e tutta la filiera dalla produzione alla gestione, al deposito, al semplice abbandono e i fanghi di depurazione, i reflui in generale. Diverse le azioni e controlli svolti in tema di tagli boschivi, importazione di legname, pascoli e attività venatoria e antibracconaggio, ma ancora tutela della flora e della fauna delle aree protette con uno sguardo particolare rivolto al fenomeno degli incendi boschivi. Gli incendi è sicuramente la nostra mission principale perché chiaramente danneggia i boschi e gli habitat in essi contenuti. Quest'anno è andato bene, diciamo nell'ultimo biennio una flessione sia per numero di incendi che per superficie bruciata, 22 le persone denunciate. In provincia di Matera sicuramente ci sono delle aree industriali interessanti, ci sono delle aree industriali abbandonate che vanno attenzionate e sicuramente il problema rifiuti lì è prevalente. Adesso a Bari, Confindustria Bari batte Maddalena Milone, la nuova coordinatrice del Club delle Imprese della Cultura. Succede a Maria La Terza, imprenditrice della casa editrice La Terza. Maddalena Milone coordinerà il Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari BAT, un settore ricco nelle due province ma che ha ancora tanto da raccontare. Sicuramente continuerò il lavoro che è stato già avviato da chi mi ha preceduta. Il club è stato fondato nel 2004, quindi quest'anno c'è la grande eredità di un ventennale da celebrare. Il ventennale del nostro club quindi sarà un appuntamento molto importante. Continueremo con le nostre iniziative, ricordo che sono tutte iniziative gratuite, volte alla promozione della cultura d'impresa e cercherò di coinvolgere molti giovani, quindi anche nelle attività di progettazione. Il club che ha ereditato ha dimostrato tanto in questi 30 anni. L'impegno del suo mandato però si muoverà soprattutto nell'ambito della comunicazione. Io credo che si debba rinforzare soprattutto la comunicazione, adibire più spazi, fare magari una mappatura degli spazi possibili da utilizzare per eventi culturali. Ricordo che gli eventi prodotti e promossi e realizzati dal Club delle Imprese per la Cultura sono tutti gratuiti, offerti alla cittadinanza, sono aperti, per cui noi dal nostro punto di vista sicuramente cercheremo di migliorare sempre di più la comunicazione, proprio per favorire la partecipazione di tutta la comunità. Forte, indipendente e determinata, l'emozione di questo nuovo incarico però è grande. Comunque avere un ruolo di rappresentanza di imprese di altissimo livello, io succedo a Maria La Terza, quindi l'eredità è abbastanza pesante, sono molto emozionata, però allo stesso tempo una grandissima opportunità per contribuire alla missione della nostra associazione. Chiude invece i battenti la storica edicola di Potenza, noi siamo stati lì nei giorni scorsi per raccontarvi quello che accadrà. Era il 1950 quando un giovane di nome Vittorio vendeva i quotidiani e potentini che affollavano via Pretoria, centro storico della città e per i tempi cuore pulsante delle attività dell'intero capoluogo. Il suo ruolo era quello dello strillone, ovvero colui che, come la tradizione cinematografica americana di quegli anni ha consegnato alla memoria collettiva, urlava i titoli dei giornali per strada incuriosendo i potenziali acquirenti. 10 anni dopo il suo lavoro continuò poco più avanti presso un chiosco piazzato perfettamente ad angolo tra quella che all'epoca era Piazza del Sedile, oggi Piazza Matteotti, il Palazzo di Città e la sede della Banca d'Italia. Da allora l'edicola ha seguito altre due linee di generazioni. Da Vittorio Paggi, infatti, è passata alla figlia Rosa e al genero franco-romano, fino ad arrivare negli ultimi anni alla gestione di Rocco, l'ultimo erede dell'attività. È stato lui stamani ad alzare per l'ultima volta la saracinesca dell'edicola dopo 15 anni di presidio costante, perché da domani inizierà una nuova carriera professionale. Abbiamo voluto raccogliere il suo ricordo di tante vite passate in quel luogo storico della città per sentire dalle sue parole come è cambiata Potenza vista dall'interno di quella che sarà e resterà per sempre l'edicola di Piazza Sedile.
La nostra storia è iniziata circa 70 anni fa con mio nonno, e quindi abbiamo attraversato come famiglia 70 anni di storia di via Pretoria e piazza Matteotti. Mio nonno ha visto risorgere Potenza dalle macerie della guerra, abbiamo visto il terremoto e altre macerie, però sempre la città ha avuto la voglia di rinascere dalle proprie polveri, tipo una fenice, no? E la città negli ultimi 30 anni è mutata tantissimo, si è espansa, periferie più grandi, e quindi il centro storico ha avuto un po' di sofferenza per quanto riguarda le attività commerciali, però ha sempre una sua valenza e una sua importanza, perché è lo struscio, il nostro struscio è la nostra identità, l'identità potentina è via Pretoria. A Matera invece è stata presentata la rassegna Scatola Sonora, organizzata e promossa dal Circolo Patron Antonio. Per 6 date il Cinema Il Piccolo di Matera diventerà la scatola sonora del Circolo di Cultura Cinematografica Patron Antonio, una rassegna di musica, teatro e danza giunta alla sua seconda edizione. Primo appuntamento domenica 4 febbraio alle ore 11 con uno spettacolo teatrale rivolto a bambini e famiglie tratto da un'opera di Gianni Rodari. A seguire 15 marzo Filia, uno spettacolo di teatro canzone con Anna Onorati e Girolamo Schiuma. 12 aprile Sottobanco di Domenico Starnone. 28 aprile Love Shadows, recital di arpa e voce con Annunzia del Popolo e Anna Maria Sarra. 19 maggio Esmeralda, l'ultima città, teatro per ragazzi di Stefania Carulli. 1 di giugno riflessi sonori, recital di chitarre, installazioni visive con Pierfrancesco Lella. Il filo è sicuramente la multidisciplinarietà, quindi il teatro che si lega alla musica, nel teatro canzone e nel teatro, negli spettacoli di teatro musicale, e poi arriva fino alla musica da camera con i due concerti, per il concerto del soprano con l'arpa e il concerto chitarristico, ma anche nel concerto chitarristico vediamo questa multidisciplinarietà, perché appunto c'è l'apporto video e l'apporto luci. Una rassegna che coinvolge il territorio lucano e pugliese. Sono artisti lucani e pugliesi, perché appunto c'è l'associazione Teatro Più di arti espressive, che è di Gravina, c'è il chitarrista Pierfrancesco Lella, che è di Acquaviva delle Fonti, e ci sono poi gli artisti materani Anna Onorati, Girolamo Schiuma, Anna Maria Sarra, la soprano, e l'arpista che è Nunzia del Popolo, che è anche lei pugliese. Quindi è un matrimonio Lucania-Puglia. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Grazie per averci seguiti e a voi tutti un buon proseguimento di giornata.